Allora, di nuovo buonasera a tutti e benvenuti nella nostra aula webinar. Io sono Francesco Intini, con qualcuno magari già ci siamo conosciuti così, intravisti magari in qualche corso. Sono il presidente di questa associazione prevalentemente di psicologi e, come dice il nostro acronimo, ci occupiamo di formazione e intervento psicologico. Abbiamo diverse opportunità, sia formative per quello che riguarda proprio delle iniziative didattiche, sempre svolte con questa modalità qui dell'aula virtuale, anche diversi incarichi anche proprio di intervento psicologico, però senza che sto qui a raccontare quello che è, diciamo, il meccanismo virtuoso che ha messo in piedi questa nostra piccola accademia. Oggi sono qui per presentarvi questo lavoro di una nostra collaboratrice, la dottoressa Raffaella Peri. È una new entry qui nella nostra associazione, quindi oggi si cimenta, insomma, con questo webinar aperto a tutti e ci parlerà appunto dell'intelligenza sensoriale. Siccome la dottoressa ha una formazione, oltre ad essere psicologa, è anche una psicoterapeuta, insomma, si interessa del mondo dell'infanzia, ha voluto porre l'accento, diciamo così, sull'intelligenza sensoriale, proprio perché sembrerebbe essere un tema che ad oggi, insomma, diventa sempre più interessante, se non altro per il fatto che effettivamente sembra rendere conto della reale complessità dell'intelligenza e del suo sviluppo, soprattutto dalla nascita fino all'età adulta. Quindi io tra poco passerò la parola alla dottoressa che ci farà vedere e ci racconterà un po' di se stessa e un po' di questo passaggio che lei ha voluto riassumere anche nel titolo. Quindi parleremo inizialmente proprio di un inquadramento anche storico, che insomma sarà un po' per voi un essere un po' traghettati, insomma, dalla dottoressa Peri, e ci farà vedere appunto questo cestino dei tesori, un qualcosa che io personalmente non conosco benissimo, quindi me ne guardo bene dal darvi delle anticipazioni, perché non è forse il campo dove sono maggiormente ferrato e competente. Però vediamo qui, già nella nostra immagine di locandina, che è un cestino dove effettivamente c'è qualcosa, ci sono questi tesori. E quindi, insomma, non voglio togliere la possibilità alla nostra dottoressa di raccontarci bene che cosa sono questi tesori, però sicuramente avranno a che fare con i sensi, quindi con il tatto, con la vista, con l'olfatto, eccetera, eccetera, li conosciamo tutti quanti i sensi, fino ad arrivare a parlarci poi del metodo Montessori. Quindi lei ci farà questa panoramica sicuramente interessantissima e poi, insomma, no, io sarò qui insieme a lei e cercherò anche di seguire anche quelli che potranno essere i vostri interventi e le vostre curiosità. Vi ricordo, come al solito, noi qui in ARFIP non cerchiamo di creare un distacco tra il ruolo del docente e il ruolo del discente, quindi non ci piace che ci sia un distacco, anzi. Quindi diciamo che ogni vostro intervento noi lo andiamo a considerare un po' come un regalo che voi ci fate, proprio perché ci date la possibilità di approfondire qualcosina di più. E poi, oltre ad approfondire questo qualcosina in più, magari riuscite a verbalizzare una domanda che magari si stava organizzando e strutturando anche nella mente dei vostri colleghi, anche se voi magari non vi vedete perché ovviamente non avete un riscontro di quante persone siano presenti in aula, però c'è una discreta numerosità e quindi ogni vostro intervento, insomma, troverà anche una risposta pronta da parte nostra, sia dove potremo partecipare anche in modo
con le nostre esperienze professionali, sia in gruppo, ma anche, soprattutto basandoci sulla dottoressa Peri, alla quale adesso passo la parola. Vi saluto e poi ci vediamo più tardi, credo dopo la pausetta. Adesso vedremo come sceglierà di muoversi la dottoressa. Allora, buon ascolto e buoni interventi soprattutto e buon pomeriggio. Buonasera a tutti, sono Raffaella Peri, sono appunto psicologa, psicoterapeuta e ringrazio il dottor Intini per avermi presentato e l'intento di questo nostro webinar è proprio quello di entrare anche possibilmente, seppur in modo virtuale, nell'esperienza di questo cestino dei tesori, inserendo proprio il tema dell'intelligenza come evento esperienziale, per questo ci è piaciuto dare questo titolo che integra, sembra a volte uno stimolo, ma in realtà parla proprio della complessità di cui siamo fatti. E questo l'ho potuto osservare, l'abbiamo potuto osservare nel nostro lavoro, nel momento in cui si incontra appunto un bambino, una famiglia e come si possano appunto. Scusate un attimo che verifichiamo l'audio. Aspettate Allora, perdonateci un secondino. È il bello della diretta, diciamo così. Allora, adesso si sente di nuovo? Prima il docente si sentiva bene. Allora, adesso se mi date un feedback. Ora sì, perfetto. Quindi allora passo nuovamente la parola alla dottoressa Peri. Perfetto, grazie della collaborazione, allora. Grazie, ecco, questo è il bello dell'esperienziale che appunto stiamo vivendo, anche la vostra sensorialità si è attivata, vi ringrazio. Facciamo un breve excursus adesso semplicemente sul discorso dello sviluppo, perché questo materiale che vi presenterò si concentra in particolare sul primo anno di vita, per cui adesso diamo giusto uno spunto per chi non è propriamente del campo e che possa aiutarlo anche nell'osservazione di quello che può potenzialmente liberare questo gioco che è più di un gioco. Allora, dicevamo che lo sviluppo è sicuramente un processo maturativo che coinvolge il bambino su tutti i fronti, le sue competenze motorie, cognitive, relazionali e emotive, in un processo che avviene per tappe. Parte dal sistema nervoso centrale, certamente, e queste tappe sono, diciamo, un indice che dà una traccia di quello che può essere lo sviluppo nel suo declinarsi fisiologico, sebbene all'interno ci sia una variabilità individuale, così come ogni individuo è diverso anche nelle sue acquisizioni. Per cui un processo che naturalmente si evolve, ma è utile conoscerne, diciamo, i segni caratteristici in modo tale che qualora si evidenziano degli elementi che sono un po' fuori tempo e fuori fase, possano essere quello che ci dà un po' il campanello d'allarme rispetto a una possibile criticità. Vediamo che in particolare i sensi sono protagonisti proprio dello sviluppo. Il bambino nasce come corpo allo stato puro, mi piace definirlo così, e quindi inizia a sviluppare le sue abilità visive, per cui vede meglio, vede con una visione periferica, quindi con la famosa coda dell'occhio, per cui il volto pian piano si va delineando e fino ad arrivare a anche riconoscere le proprie mani quali una parte del proprio corpo. Quindi in questo senso la sensorialità che parte dall'individuo e diventa una relazione già con se stesso. Dai 2 mesi ai 6 mesi questa visione appunto è più vicina a quella dell'adulto. Inizialmente si sviluppa come una distanza molto piccola, quella della relazione mamma-bambino, quindi inizialmente vede a quella distanza i 30 centimetri del volto e pian piano si espande e si aggiunge anche un'integrazione sensoriale che si va sviluppando dove non è soltanto la vista o un singolo senso che si
evolve ma si va a integrare con gli altri. E dal punto di vista motorio, in questa fase inizia anche a fare prove di rotolo, come si suol dire, nel senso che inizia a spostarsi sul busto e sicuramente solleva il collo e prova a stare a pancia sotto. Dai 3 mesi inizia anche a assorbire le parole del linguaggio relazionale del mondo che lo circonda e prova anche lui delle esperienze che vengono definite l'allazione. Ed anche il sorriso, oltre al pianto, quale suo, diciamo, baluardo nella comunicazione, diventa non più un riflesso, ma assume un valore sociale, per cui veramente fa entrare anche l'altro nella relazione pian piano. Dai 6 ai 9 mesi, anche qui si espande il suo repertorio comportamentale, motorio e di tutte le sue capacità, per cui inizia azioni motorie ben più complesse, riesce anche a sostenere un oggetto in mano e pian piano la motricità da grossolana diventa sempre più fine, per cui si viene a evidenziare la tipica presa a pinza tra pollice e indice che serve proprio per una precisione nella presa e che lo aiuterà sicuramente anche nei gesti più complessi. Anche sul fronte linguistico e comunicativo, il suono e le parole vanno ad arricchirsi, il legame è sempre più ricco e sul fronte motorio inizia anche a stare in piedi, inizia a bordeggiare, come si dice in gergo tecnico, e vedremo poi come ad acquisizione motoria, a proposito dell'intento, all'acquisizione motoria segue lo sviluppo, diciamo, di una vocalizzazione. Ho fatto parte per un tirocinio, ho partecipato a un'osservazione di un bambino che è stato veramente entusiasmante, nel senso che nel momento in cui tentava di rotolarsi dalla posizione a pancia sotto, scusate, a pancia in su, alla posizione a pancia sotto, faceva tutta una serie di sforzi e tentativi che nel momento in cui è riuscito ad acquisire quella posizione si è liberato in qualche modo anche la parte vocale, quindi veramente come il corpo ha potuto dar voce anche ad altro. Quindi acquisendo quella postura è riuscito anche poi a esprimere la sua soddisfazione con una sonora allallazione. Questo è stato veramente affascinante dal mio punto di vista. E quindi vediamo come compaiono pian piano anche le prime protoparole, per cui l'altro inizia a entrare fermamente, quindi i genitori o le figure di riferimento che lo circondano sicuramente saranno in grado di riconoscere quali sono, seppur con uno stile tutto personale, le parole che indicano determinati oggetti o situazioni per il bambino. Sicuramente in questa fase sta seduto senza appoggio con sicurezza, inizia sicuramente a spostarsi nel suo ambiente, gattonando o provando anche a fare i primi passi. Ecco che quindi dagli 8 ai 10 mesi si allarga anche il campo comunicativo con alcuni gesti o parole che sono più di ordine proprio convenzionale, il ciao, il mandare un bacio, e compare pian piano un gesto che è assolutamente precursore del linguaggio, che è il gesto deittico, quindi l'indicare come intenzionalità nella comunicazione. Questa premessa per poi riportarvi a una pioniera nel campo dell'osservazione e dello sviluppo dei bambini, che è Amy Pickler. Ha scritto un libro che si chiama Datemi tempo. La sua esperienza si è svolta in particolare nei brefotrofi dell'Ungheria, dove quindi i bambini erano assolutamente privi di stimoli, ma lei puntava a far riconoscere gli stimoli nei bambini proprio a partire dal loro corpo, per cui li teneva il più possibilmente a mani e piedi nudi, magari semplicemente col pannolino, proprio per fargli esperire il contatto con il proprio corpo e col mondo che lo circondava. E quello che sottolinea fortemente è il bisogno di rispettare i tempi, i desideri e i movimenti dei bambini, evitando proprio anticipazioni e sollecitazioni che non corrispondessero a quella loro capacità di quel momento. Questa è un'indicazione importante che ci fa, diciamo, muovere dinamicamente fra le tappe di sviluppo e le variabilità individuali, senza dimenticare che chiaramente è l'osservazione che ci guida per il riconoscimento di questi elementi che possono essere fisiologici o appunto darci segno di una criticità. Anche qui le criticità sono sicuramente a carico
dell'area sensomotoria, per cui ora facciamo una carrellata veramente veloce, però andiamo così come abbiamo detto quali sono le caratteristiche dello sviluppo normale, andremo a notare tutti quegli elementi che riguardano l'area uditiva, quindi se c'è la difficoltà a riconoscere alcuni stimoli o se c'è un'ipersensibilità oppure una difficoltà per esempio nel controllo del capo o nella direzione dello sguardo. Più avanti vedremo come proprio è la tonicità, l'ipertono e l'ipotono dei muscoli e della postura che diventano elementi di discrimine. E chiaramente un'osservazione, diciamo, semplice del genitore e dell'educatore che va poi confermata e sostenuta da un ulteriore specialista, ma la possibilità di cogliere precocemente segnali o farsi chiarire, diciamo, rispetto a un dubbio è sicuramente un elemento di salute nei termini dell'accompagnare uno sviluppo sereno, sia per la figura che lo insomma, che sostiene questo sviluppo, che può essere appunto il genitore o l'educatore, sia per il bambino stesso. Vediamo appunto qui, ho parlato, insomma, ho citato alcuni altri elementi che vi nominavo prima, quindi l'aspetto proprio comunicativo legato alla produzione della lallazione o meno e alla possibilità di vedere lo sviluppo di un sorriso che ha forma sociale o meno. Diciamo degli elementi che possono aprire lo sguardo intorno a possibilità di vario tipo. Anche la possibilità di osservare se un bambino gattona o non gattona rallenta troppo questo momento, ricordando che la variabilità individuale è fatta anche da una fisicità peculiare, per cui spesso bambini più esili o minuti sicuramente hanno una velocità, una sveltezza nei movimenti che li aiuta, piuttosto bambini massicci o grassottelli sicuramente faranno più fatica ad acquisire dei movimenti che implicano proprio uno sforzo maggiore. E tra l'altro poi c'è da distinguere anche due linee di sviluppo che spesso i bambini assumono, nel senso che ci sono alcuni più orientati cognitivamente, dove tendono più a acquisire precocemente la lallazione o alcune caratteristiche comunicative, piuttosto che, diciamo, altri bambini che sono più svelti sul movimento, quindi salgono le scale più prima o gattonano, o camminano prima. Insomma, c'è veramente un mondo che si apre, l'importante è accompagnarlo con attenzione. E all'interno di questo, appunto, che sostiene questa complessità, c'è anche proprio un nuovo sviluppo delle neuroscienze, quindi a proposito delle basi fisiche della sensorialità, si è visto come anche il cervello è proprio un sistema complesso che si struttura attraverso le modificazioni delle sue funzioni nella relazione con l'ambiente. In questo senso l'esplorazione delle interconnessioni del corpo con l'ambiente fanno emergere la centralità del corpo in azione, per cui si parla anche di embodied cognition, cioè la mente incarnata proposta da Varela e Thompson, dove appunto le azioni diventano nell'esperienza la base per la sensorialità e l'intelligenza, in un processo che è autocostruttivo, nel senso che l'osservatore non può escludersi dal contesto osservato e in questo modo è lui stesso che con la sua visione, con la sua percezione, crea in qualche modo l'ambiente che viene visto. C'è una convenzione, una necessità di punteggiare ovviamente ciò che si vede per una comunicazione, però l'individuo ha la sua visione e quello è il suo mondo. Nulla è dato, ma è lui che la sta costruendo nella sua relazione con esso, portandosi dietro appunto gli aspetti cognitivi, emozionali e relazionali. In questo senso gli apprendimenti sensoriali fungono sin dalla nascita da dei veri e propri organizzatori cognitivi, quindi divengono dei tasselli irrinunciabili e preziosi per attivare, orientare, affinare nel tempo e progressivamente le intere funzioni cognitive che sono specie specifiche. Questo per darvi appunto un'inquadratura globale a proposito di quello che stiamo dicendo. Piccoli rudimenti di psicologia, insomma, conosciamo tutti Piaget, che sicuramente diventa centrale anche in questo senso perché parla dell'intelligenza sensomotoria, cioè un arco temporale dai 0 ai 24 mesi in cui il bambino proprio si orienta intorno a schemi di azione pratici che nascono proprio dalla sua esperienza sensoriale e che pian piano si sviluppano in schemi sempre più complessi. E questo psicologo ci invita a porre l'attenzione su alcuni aspetti, quindi la risposta del bambino alla realtà, appunto, di tipo sensoriale e motoria. Il bambino che reagisce nell'ich e nunc, proprio nell'immediato, per cui la concezione temporale si acquisisce solo successivamente, ciò che accade è in quel momento.
E il fatto poi che il bambino non possieda rappresentazioni mentali della realtà che permettano di orientarlo su un altro livello, quello dell'anticipazione o quello della memoria in forma più elevata, che appare soltanto a 18 mesi e che sicuramente favorisce un processo più alto di sviluppo. Andiamo a vedere velocemente di che si tratta. Quindi, da un esercizio dei riflessi che si ha nel primo mese, per cui il bambino succhia e afferra oggetti senza, diciamo, uno scopo, si passa a reazioni circolari primarie, così le definisce. Cioè la scoperta è tutta autocentrata, appunto, a partire dal proprio corpo, però è casuale e l'attività sensomotoria è al centro e si trasforma in funzione dell'esperienza e inizia a strutturare una serie di abitudini. Chi lavora, diciamo, negli ambienti del nido, insomma, a stretto contatto con i bambini, sa che le routine danno un senso di sicurezza a questi bambini e c'è tutta un'impostazione all'interno di questi contesti proprio per garantire questa continuità, e che sicuramente appunto definisce anche un senso del sé orientato in qualche modo. Anche le reazioni circolari secondarie sono appunto sempre più evolute e pian piano si va a vedere come la scoperta è un po' più orientata verso l'esterno. Un altro stadio è quello che è quasi vicino all'anno di età, per cui si inizia a vedere una differenziazione fra i mezzi e i fini, per cui le stesse azioni possono essere estese in qualche modo e trasportate a scopi diversi. La realtà è ancora però abbastanza autocentrata, nel senso che è un prolungamento della propria azione. Anche la scoperta delle mani è proprio una scoperta innovativa, ma parte da il corpo del bambino stesso. Andando avanti, superando l'anno di età, si va verso le reazioni circolari terziarie, per cui una sperimentazione sempre più attiva, proprio prove e errori che vanno a strutturare degli schemi sempre più solidi, fino all'acquisizione appunto a 18 mesi della rappresentazione. La rappresentazione è l'invenzione di mezzi nuovi che appunto, come dicevamo, permette di anticipare alcune situazioni, per cui la permanenza dell'oggetto è un elemento centrale che viene a configurarsi. Prima, se scompariva un oggetto, si nascondeva, andava via dalla vista, significava che proprio non esisteva più. In questa fase c'è una permanenza anche mentale dell'oggetto che non si vede più, seppure lo si vada a cercare sempre nello stesso posto, insomma, in cui si pensava fosse nascosto, non c'è un'estensione di questo, però assolutamente un'acquisizione nuova. E anche il gioco si evolve, per cui entra in campo tutta l'area del simbolico col far finta, che è sicuramente un'acquisizione importantissima. Ecco che dunque il bambino diventa proprio al centro del suo sviluppo e della sua sensorialità. È lui il protagonista principale della costruzione del proprio sviluppo, con la possibilità proprio di esercitare le sue esplorazioni all'interno di un ambiente che diventa anche relazione nel momento in cui viene strutturato in un certo modo e che corrisponde ai suoi bisogni di sviluppo, sia cognitivi che affettivo-relazionali. A questo ci agganciamo col contributo di Winnicott, che era un pediatra, ma che poi si è appunto accordato con la psicanalisi e ha parlato proprio di holding, cioè la possibilità di abbracciare il bambino, la possibilità di curarlo nei suoi gesti quotidiani è già proprio un modo per restituirgli un senso del sé che ha una continuità nel tempo e che permette la strutturazione attraverso piccoli gesti quotidiani come la misurazione della temperatura dell'acqua, attento alla sua pelle e quindi a quello che lui può percepire come proprio un elemento centrale per lo sviluppo del sé. A questo poi si aggiunge l'object presenting come possibilità proprio di ampliare il campo della realtà e quindi la presentazione dell'oggetto che diviene uno strumento di conoscenza introdotto però dall'adulto che lo accompagna e che ne costituisce il suo ambiente privilegiato in qualche modo, già nella relazione. Possiamo vedere come queste basi si intersecano benissimo col pensiero di Maria Montessori, che seppur sul fronte inizialmente medico e pedagogico, diciamo, si aggancia benissimo, insomma, è in linea con tutte le prospettive più psicologiche o psicanalitiche, per cui le stesse dice così: il raffinamento dei sensi, allargando il campo della percezione, offre una sempre più solida e ricca base allo sviluppo dell'intelligenza. Proprio su questo si fonda il suo metodo, scusate, partire proprio dalla sensorialità.
Però veniamo al centro della nostra presentazione. Il cestino dei tesori nasce col lavoro di Eleanor Goldschmidt, che appunto ha realizzato una serie di attività e insegnamenti che hanno sicuramente lasciato una traccia nei servizi educativi di tutto il mondo, anche se lei si è mossa principalmente tra l'Inghilterra, la Spagna, la Francia ed è poi venuta in Italia, tanto che poi è morta in Italia. Ha dato sicuramente un contributo fondamentale, ma come dicevo all'inizio, un contributo che è fruibilissimo per tutti, quindi pure chi non è esperto del campo, ma che ha esperienza di bambini, che può essere appunto una tata o un genitore, ne può fare tesoro. E non è un caso che si chiami così il suo strumento. Lei stessa partiva proprio dall'osservazione delle situazioni concrete di vita. E non solo del bambino, ma dell'adulto che ci si rapportava. Insieme appunto ad Emmy Pickler e a Maria Montessori è stata una pioniera nello sviluppo delle conoscenze legate all'infanzia e appunto agli adulti che se ne occupano in quanto loro ambiente, se vogliamo rimanere con la terminologia. Ecco qua, siamo proprio al centro della nostra conoscenza dello strumento. Ora mi piacerebbe chiedervi, qui vedete che c'è un bambino che sicuramente avrà 4, 5, cioè sicuramente 5 mesi, 6 mesi, perché ancora non si sostiene da solo con la schiena, ma è appoggiato a un cuscino, e un'altra bambina che sarà sicuramente intorno all'anno di età. Mi piacerebbe chiedervi che cosa notate di questo cestino, se avete voglia, insomma, di un vostro stimolo. Ok. Innanzitutto potete vedere che sono due cestini completamente diversi. Non si può dire che sì, grazie. Adesso leggo quello che state dicendo. Allora, mi dite che contiene oggetti con forme e materiali differenti e qualcuno mi dice che non appare nessuna immagine. Strano perché noi la vediamo. E ora mi sentite meglio? Sono stata zitta per qualche secondo proprio per dare spazio a voi. Ok, allora descriviamo l'immagine per chi non la vede, ma mi sembra molto strano. Comunque, abbiamo un bimbo appoggiato su un cuscino con la schiena che ha in mano un oggetto e appoggiato col gomito su un cestino dei tesori per l'appunto e un'altra bimba che è invece accovacciata sulle ginocchia e col telefono. Ok, allora ecco la descrizione sta arrivando. Certo, questo sarà un po' più difficile per le slide successive, però tentiamo di compensare quello che la tecnologia, diciamo, non permette. Quindi questa bimba accovacciata, diceva la nostra partecipante che vedeva oggetti differenti. Ok, di questi oggetti non so se riuscite a cogliere, ma come indicazione della Goldschmidt assolutamente la plastica è bandita. Non c'è possibilità che possa essere inclusa. Vi viene idea del perché? Ok, allora entriamo proprio nel merito di quanto stiamo dicendo. Perché è tossica? Questa è un'idea, certamente, però vedremo, lasciamo in sospeso questa, diciamo, domanda così che entriamo proprio nel profondo di questo strumento. E, allora, uno strumento che è già nominato gioco euristico. Nel senso che il senso è proprio la scoperta, è un approccio, non è una ricetta, per cui come avete visto i cestini sono tutti diversi e non esiste un unico modo per attuarlo, però sicuramente ognuno saprà raccogliere i materiali più originali per costruirlo. In questo senso non c'è giusto e sbagliato, ci sono delle indicazioni, insomma, che possono essere eseguite perché quello sia effettivamente un cestino dei tesori alla Goldschmidt, però ognuno può
scegliere i materiali che ha. Infatti, non so dove siete in questo momento, ma se nella vostra stanza avete un oggetto che non sia di plastica, che vi attira, che attira il vostro sguardo, vi pregherei di prenderlo in mano così che, diciamo, possiamo usarlo esperienzialmente. Io ho fatto una prova con delle mamme, in un laboratorio e è stato veramente fantastico quello che si è potuto, insomma, verificare. Quindi, intanto, se potete, attrezzatevi. Io con qualunque oggetto che non sia di plastica e che avete lì vicino a voi. E la cosa interessante è che è anche uno strumento ecologico e rispettoso dell'ambiente perché può sfruttare assolutamente materiali di riciclo, nel senso che ciò che non è utilizzato, che a volte lasciamo lì, può essere un oggetto meraviglioso per un bambino che non l'ha mai scoperto. Andiamo proprio le indicazioni base, appunto, un cestino dei tesori è pensato per i bambini di età compresa fra i 6 e i 10-12 mesi, e cioè dal momento in cui sono in grado di mantenere la posizione seduta e di afferrare piccoli oggetti, fino al periodo in cui iniziano a camminare. È un'attività che consente ai bambini, appunto, di conoscere e giocare con oggetti reali, anche per questo il motivo della plastica, diciamo, lasciata un po' da parte, oggetti che sono già all'interno dell'ambiente. Quante mamme spesso dicono, oh, mi colpisce che il miglior gioco della marca più famosa non attira l'attenzione di mio figlio quanto le pentole della cucina. Ci sarà un perché, i bambini sono maestri in questo. E spesso invece l'adulto pensa che siano materiali che possono essere insicuri, cioè di scarsa sicurezza per il bambino e non adatte. E per cui magari si limita l'esperienza, quando invece questo è un modo per la tutela sempre del bambino, perché c'è tutta una preparazione, si possa permettere un'esperienza di sperimentazione ampia. È interessantissima. E la cosa importante è che a proposito dell'holding e della predisposizione dell'ambiente si scelga un ambiente adeguato e si nota come spesso ci si lamenta dei bambini che sono impazienti, ma qui c'è un o irrequieti, cioè dobbiamo renderci conto che all'interno di quel corpicino stanno accadendo delle trasformazioni epocali, cioè delle conquiste che sono sorprendenti e che vanno gestite creando proprio un subbuglio all'interno e che mette insieme tutta una curiosità verso l'ambiente, ma anche la possibilità di organizzarsi rispetto a queste nuove conquiste. E il cervello del bambino in questa fase è assolutamente una spugna, veramente in grado di assorbire attraverso l'esperienza sensoriale un flusso di stimoli grandissimi, cui anche l'ambiente relazionale, urla o il clima emotivo è fondamentale in questo senso. E corrisponde anche alla curiosità vitale di questo bambino che vuole esplorare e conoscere il suo ambiente, per cui spesso magari è frustrato e ce ne accorgiamo perché tende le braccia a dei movimenti scattosi e sicuramente è difficile anche da gestire, ma si può pensare che il bambino si stia assolutamente annoiando proprio perché sta progredendo ed è affamato in qualche modo di curiosità. In questo senso, sebbene la Goldschmidt sia stata bravissima e ne abbia trovati almeno 95 di oggetti diversi, la cosa importante è che chiaramente non ce ne siano 95 tutti insieme, ma si possano scegliere vari materiali differenziati e variarli in modo tale che sia un'esperienza sempre nuova. Come dicevo, è fondamentale perché qui si stimolano i cinque sensi. Pensiamo alla plastica. Cosa stimola la plastica? In realtà è un oggetto piatto, quindi il tatto è fine a se stesso, sì, ok, si sente che è liscia, forse è fredda, ma non c'è una consistenza particolare. L'odore della plastica, io non lo saprei descrivere, non si può definire se non in un unico modo. Anche il gusto sarà piatto, insomma, un'esperienza non tridimensionale e multidimensionale. Invece pensiamo a un materiale naturale, una conchiglia, un oggetto di legno, un cucchiaio della cucina, un mestolo di legno, sicuramente mette in movimento tutti i sensi, per cui il tatto attraverso la consistenza, la forma e il peso, l'olfatto per la varietà di odori, il gusto perché per quanto un po' limitato, ma è un'esperienza possibile. Sicuramente il bambù ha un sapore diverso da la mela. L'udito
attraverso l'accostamento, lo sbattere a terra o su un altro oggetto, appunto un altro materiale, sicuramente si vanno sviluppando una varietà di esperienze uditive che non ci aspettiamo. E anche la vista è stimolata dal colore, la forma, la lunghezza e la lucentezza diversa. E nel momento in cui, sin da quando è seduto, fin quando si muove, il bambino può sperimentare a partire da un peso differente o da una consistenza diversa il movimento o quel materiale, sicuramente avrà una sensazione cinestetica peculiare che gli darà un'indicazione anche su come lui funziona e cosa anche gli piace di più, perché gli interessi sono importanti. Una cosa importante per quel che riguarda appunto l'holding, come dicevo, è la strutturazione comunque di questo strumento in uno spazio tranquillo e confortevole. Quindi un angolo morbido, per esempio un tappeto con dei cuscini che lo possa proteggere il bambino da urti laterali o posteriori, che sia il suo ambiente. Cioè, in questo senso anche il bambino è una persona che è al centro del suo sviluppo, perché comunque ha un ambiente dedicato. E è una vera e propria attività educativa, per cui ci sarà un tempo di concentrazione che vedrete sorprendente, per cui il bambino sta facendo un lavoro in qualche modo. Anche anche la dimensione spazio-temporale che definisce anche questo è predefinita, per cui soltanto in alcuni momenti della giornata, nel senso che certamente non dopo il riposino in cui è appena stordito o poco prima, per cui non avrà l'attenzione necessaria, e soprattutto in un tempo limitato, nel senso che poi l'osservazione sarà l'elemento che ci farà capire quando è il momento di chiudere quell'attività, cioè prima che il bambino si sia completamente stancato, perché poi la frustrazione non accompagnerebbe con piacere l'esperienza successiva. Ma garantirgli quel piacere fino a cogliere, diciamo, un segnale di affievolimento dello stesso interesse. Allora, finiamo la descrizione generale, poi facciamo una breve pausa e entriamo proprio nell'esperienza. Vedrete appunto che il bambino sarà impegnatissimo a esplorare gli oggetti messi a disposizione e stanno proprio lì a chiedersi quello che poi potranno dire a parole verso i 2 anni sul che cos'è o perché, e lo fanno proprio manipolando e giustapponendo gli oggetti che si troveranno di fronte. Esplorando per differenza, cioè un confronto, una lezione di storia o di scienze migliore di qualunque altro libro. E, osservando il loro comportamento, è possibile intuire quindi quando è il momento, come dicevamo, di interrompere o di condividere con l'adulto, perché l'adulto, per quanto strutturi l'ambiente, starà sempre nei paraggi. A proposito dell'equilibrio fra diciamo, attaccamento, senso di sicurezza ed esplorazione, l'adulto è lì nei paraggi, si siede poco distante e sta in una posizione forse nuova anche per l'adulto. Questo è un esercizio importantissimo per noi, nel senso che è il bambino che sta giocando, non c'è bisogno di interferire e di interrompere l'esperienza, se non magari di appoggiarla, ma con pacatezza, quando il bambino magari è pronto o lo richiede, diciamo, un intervento, nel senso che magari fa uno sguardo, un sorriso che richiama un'attenta e premurosa risposta che assolutamente non va ad invadere quel momento di gioco, perché il gioco è una cosa seria, che se ne dica. Ecco, io direi, facciamo un attimo una pausa di una decina di minuti, così avete anche tempo di procurarvi quegli oggetti sparsi per casa che volete mettere nell'esperienza. Eccoci di nuovo. Allora, se siamo pronti, entriamo proprio nel vivo di questo cesto. Se dovessimo costruirlo, innanzitutto datemi un feedback rispetto all'audio, così siamo certi che procede tutto bene. Comunque, intanto io vado avanti nella descrizione. E il cesto di cui abbiamo bisogno è sicuramente di vimini, oppure di bambù, di qualunque altro materiale naturale,
deve essere a sponde alte, almeno di 10-12 cm, e un diametro di 35. Ora, questo che vi ho messo qui è anche un po' più grande. Però vedete che è rivestito perché così garantisce la sicurezza. A proposito della preparazione degli oggetti e del materiale, l'accortezza dell'adulto è proprio quello di verificare che non ci siano elementi che possano ferire il bambino, insomma, e soprattutto essere puliti, perché sicuramente esplorerà principalmente con la bocca, vista la fase in cui siamo. Quindi, vediamo questo cesto, che è sicuramente un contenitore robusto, nel senso, e senza manici possibilmente, perché se il bambino ci si sporge, si affaccia, diciamo, poter appunto prendere l'oggetto desiderato, possa comunque non ribaltarsi immediatamente e i manici, perché così non ci si incastri. Questo fatto che non abbia i manici permette anche il fatto di renderlo uno strumento sociale, vedremo poi come, però può essere appunto condiviso da più bambini e quindi permettere un'esperienza nuova anche in questo senso. E il formato rotondo sicuramente lo favorisce. Ecco qua una serie di elementi e di oggetti che iniziamo a raccogliere anche nel tempo per poter comporre il cestino. Vedete qui che ci sono per esempio le pigne, dei sassi, delle conchiglie, dei semi di zucca, delle noci, delle castagne, un limone, una mela, un tappo di sughero. Voi direte certo, però la castagna il bambino se la può inghiottire, oppure il tappo è risaputo che è pericoloso. Ecco, il punto è, innanzitutto, il tappo di sughero effettivamente è difficile che provate anche voi, ingoiarlo è proprio difficile. Però, al di là della reale possibilità che questo accada, bisogna mettere insieme due elementi. Uno, l'osservazione di le capacità reali del bambino che si ha di fronte, anche nei vari momenti, cioè magari ci sono bambini che tendono a mettere maggiormente degli oggetti in bocca, altri no. Quindi verificare se quell'oggetto è effettivamente adatto a quel bambino e soprattutto l'adulto che accompagna questa esperienza, perché sia un'esperienza e non venga interrotta, deve stare tranquillo che quello che ha proposto sia adeguato. Per cui anche le conchiglie, certamente non la conchiglietta piccolina, ma di medie dimensioni, verificare che i lembi siano levigati o comunque non pungenti. Oppure, come vedete, degli oggetti che assolutamente uno non pensa possano essere utilizzati o che invece si hanno appunto per casa e che certamente possono essere un'esperienza. Il limone sicuramente ha una ricchezza di proprietà sensoriali, dal profumo alla rugosità, al peso, in base anche alla sua maturazione, al fatto che possa essere rotondo o meno. E la stessa mela è anche più morbida rispetto o dura in certi momenti. Chiaramente, se mettiamo dentro degli oggetti naturali, proprio come questi qui, bisogna fare attenzione che non deperiscano nel tempo. E certamente questi offrono anche un'esperienza del gusto che è rara, ma si ha anche la conchiglia potrebbe essere gustosa e magari avere qualche traccia di mare in sé, seppur l'abbiamo lavata, però certamente magari ha quella salinità che restituisce un senso peculiare. Quindi questa è la parte degli elementi naturali. Alcuni esempi ovviamente. Non so che cosa avete trovato a casa nel frattempo, se vi va di condividerlo, così che facciamo un esperimento in diretta. Altri oggetti naturali sono tutte le possibili materiali di paglia, di pelo, come quelli della barba, cioè del pennello da barba, osso, spazzoline per le scarpe, pennelli da imbianchino, manici, di borse di bambù. Vedete che sono forme che uno pensa e oggetti che pensa di magari mettere chiuse in un cassetto, ma se uno apre quel cassetto diventa un tesoro per qualcun altro. E sono assolutamente impensate, banalmente, ma fanno parte proprio della realtà e del quotidiano
dei bambini che comunque, per esempio, possono vedere dei papà che usano ancora il pennello da barba oppure per mettersi le scarpe usano il calzascarpe. Quindi qualcuno non ci sente, vede solo le slide e non ha l'audio. Devo provare a parlare più forte, ma vediamo se. Provi a uscire, rientrare, magari riusciamo a riconnetterci in diretta. Ok, allora possiamo andare avanti. Anche una palla di lana, anche qui pescando nelle vecchie cassettiere delle macchine da cucire delle nonne o delle più creative mamme, insomma, si può trovare un gomitolo di lana e farne un pompon. Anche questo, insomma, da tarare sempre rispetto a come il bambino usa l'oggetto, quindi è un'esperienza non soltanto per il bambino che impara a conoscere i materiali che lo circondano, ma anche l'adulto che lo osserva e può stupirsi del fatto che possa maneggiare tranquillamente alcuni oggetti che pensiamo pericolosi. Ovvio, i pennelli va verificato che non perdano i peli, insomma, per evitare certamente dei rischi, però se uno è tranquillo di ciò che offre, sicuramente è un'esperienza ricchissima. E ecco altri oggetti in legno, quindi scatolette, sonagli. Sonagli che possono essere anche costruiti artigianalmente, a proposito del materiale di riciclo. Quante, insomma, bomboniere solidali sono fatte di bambù o di carta paglia e si può mettere dentro, non so, vecchi bottoni o noci, insomma, assicurarsi che chiaramente siano, diciamo, ben chiuse, però possono essere degli strumenti anche creati apposta e quindi la creatività non è soltanto anche qua del bambino, vedete come è comunque un'esperienza relazionale. Anche la costruzione di questo cestino, l'entusiasmo e la curiosità dell'adulto che anche per costruirlo può attivare nuove risorse rispetto alla possibilità di considerare originale un oggetto che per lui era banale, insomma. Vedete anche per esempio il cucchiaino del miele, non è un semplice cucchiaino di legno, ma con le sue rigature può offrire insomma un'esperienza tattile peculiare. E che cosa può succedere se per esempio uniamo il mestolo con, non so, la conchiglia? Sarà un'esperienza sicuramente nuova. E se batte a terra, e se batte sul ginocchio invece, insomma, sono tutte esperienze che attraverso la differenza e il confronto fanno emergere quel potenziale innovativo che è parte di tutta la parte sensoriale dell'intelligenza che offre degli stimoli importanti. Anche gli oggetti in metallo, e qui si apre tutto il capitolo della pericolosità di catene, chiavi, cucchiai, forchette. Ovvio, questo è da appurare, ma nel momento in cui siamo certi che, diciamo, quel bambino da una prima prova sappia maneggiarlo facilmente, sarà un'esperienza eccezionale. O magari alcuni, diciamo, oggetti sono meno più facilmente accettabili, non so, lo scolino del tè o il filtro del caffè. Questi certamente sono visti come meno pericolosi, però una cosa interessante che la Cosmi stessa introduce è per esempio lo scovolino delle bottiglie, insomma quello per i piatti. Tanti direbbero oddio, è così appuntito, però in realtà ha una parte rotonda ed è rigato, per cui sicuramente è qualcosa di nuovo. Ci sono dei bambini che stanno tantissimo tempo, per esempio, intorno a un oggetto peculiare perché lo affascina e ne sperimentano tutte le caratteristiche. Non so, una bimba che ho osservato giocava continuamente con una catenella, la infilava e poi la toglieva da un cestino. Allora, arriva una domanda che ci chiede: conviene prima fare una prova con i singoli oggetti e poi inserirli eventualmente nel cestino? Allora, questo era un modo per rassicurarvi e non farvi stare con l'ansia, ma forse anche no, nel senso che si può mettere nel cestino e già quella è un'esperienza diretta. L'ho appena sto rispondendo. Scusate. Sì, anche quella appunto può essere un'esperienza diretta, nel senso che uno fa una proposta, questa è la cosa importante, non è un dato, è una.
proposta ed è una prova ed errori, e anche rispetto proprio all'interesse. Se voi vedete che il bambino, non so, ha ancora 6 mesi e non è pronto per manipolare, vediamo cosa c'è qua, per esempio, lo scovolino perché ha dei gesti troppo scattosi, ancora non riesce a coordinare bene occhio e mano come deve, e voi non vi sentite sicuri, lo metterete più tardi, oppure lo mettete e poi lui scoprirà da solo che non è interessato. Era un'accortezza rispetto alla possibilità da parte dell'adulto di vivere e far vivere serenamente quel momento. Però non vuol dire per questo che siccome si è messo e si nota che non va bene, uno non può intervenire. Ovvio, bisogna sempre prendere con cautela tutte le indicazioni e modellarle e tararle sull'individuo che si fa di fronte. Ora non so chi Ross che tipo di competenza ha nel campo, se parla da genitore o da educatore, però per esempio da genitore si sarà reso conto che cosa il proprio bambino fa già nel momento in cui per esempio a tavola come usa un cucchiaino, o un educatore allo stesso modo può sapere come i bambini della propria sezione usano o non usano alcuni oggetti, però anche questo è un elemento. A proposito della valutazione dello sviluppo, valutazione, scusate, è un termine forte, però insomma del riconoscimento di quelle tappe di cui parlavamo all'inizio, dei momenti evolutivi di ogni bambino. Spero di aver risposto. E, ecco qui un'altra categoria di oggetti, per esempio gli oggetti in pelle, gomma e pelo, anche qua. Tutto materiale naturale, vecchi borsellini, borsette antiche, insomma cose che stanno chiuse nell'armadio. Il cambio di stagione può svelare grandi risorse e che diventano magiche quasi per, diciamo, i bambini. Oppure un'altra occasione, anche qui stimola la creatività e apre possibilità anche per un periodo di crescita più avanzato, insomma, successivo ai 12 mesi, la possibilità di costruire anche dei materiali sensoriali fai da te, non so, e creare, ok, anche da psicologa rispondo ancora a Ross, vedrai nella tua osservazione del bambino come nell'interazione a proposito del qui ed ora si muove quel bambino e a quel punto darai l'intervento. In questo senso l'adulto, per quanto può muoversi o quasi, tra virgolette, andare in pausa, è comunque attento, non è, diciamo, che sta delegando al cestino dei tesori quel momento, sta semplicemente sullo sfondo. Ritornando appunto, materiali, per esempio i sacchetti che vedete qui sono per esempio sacchetti odorosi, non so, all'interno possono esserci bacche di vaniglia, di cannella, chiodi di garofano o insomma qualunque materiale ben chiuso, insomma, che anche una spezia che possa essere annusato e anche messo in bocca senza, insomma, per forza rimanerne completamente assorbito. L'oggetto in carta e in cartone anche è da considerare come un elemento importante, anche qui da tarare rispetto all'uso che ne fa il bambino. Quindi la carta sicuramente è uno dei materiali più solubili con acqua o con saliva in questo caso, per cui magari scegliere del cartone rigido, non so, i tubi della carta alluminio finita o i rotoli spessi della carta igienica, ma anche lì l'attenzione è quella di variare spesso o comunque vedendo che il materiale si è deteriorato, sostituirlo. Ecco qui alcune immagini che ci danno proprio il passo di quanto stiamo dicendo. Cosa vediamo qui? Una bimba che comunque si regge da sola e usa come massaggio a gengive, a proposito poi delle fasi di sviluppo a partire dal corpo, un tappo di un barattolo, quindi di metallo, che sicuramente gli restituisce una sensazione di freddo, tanto meglio, insomma, in questa fase in cui magari la dentizione è pressante e a sua volta sperimenta la lucidità, i riflessi di luce che possono battersi su questo materiale. Oppure che cosa accade se, diciamo, lo muove mentre muove il braccio, cosa percepirà?
anche una pressione dell'aria o un attrito, insomma, nel suo movimento, per cui un'esperienza anche della possibilità che sperimenta il suo braccio. Quella bambina accanto, sicuramente un po' più piccolina, però è sempre entusiasta, nel senso che comunque usa tutto il corpo anche per andare alla ricerca dell'oggetto che sta incuriosendola di più. E può farlo tranquillamente perché, vedete, l'altezza del cestino le permette questo affacciarsi al suo mondo tutto da scoprire. La terza immagine è proprio tratta da un video della Goldschmidt che ha fatto un esperimento appunto in un asilo nido e ritrae esattamente un bambino con uno scovolino, il tanto pericoloso scovolino, se vogliamo tacciarlo così, che diventa un elemento di curiosità importante. Se non ricordo male, in questo video proprio quel bambino ci si è proprio concentrato tanto da rimanere attratto da quello. Anche questo ci dà il passo di come funziona il bambino in quel momento. Se ha una selettività e anche una capacità di concentrarsi su un oggetto, piuttosto che variare spesso e, insomma, cambiare oggetto, che non solo parla magari di una possibilità di concentrarsi, perché anche quella è una concentrazione in qualche modo su ampio spettro, ma anche su magari un carattere più riflessivo piuttosto che più svelto, che ha bisogno di numerosi stimoli per poter essere soddisfatto. Nel frattempo avete trovato qualcosa che volete raccontarci, insomma? Cosa vi restituisce a livello della vostra percezione a casa? Potrebbe essere interessante, magari non avete mai sospettato che qualcosa potesse darvi un importante stimolo. Se vi viene in mente, ditecelo, insomma. E intanto vi racconto qui due righe di uno stralcio di intervista della Goldschmidt che parla proprio dei piedi raccontano, a proposito della possibilità di esperire sensorialmente andando verso la stagione estiva in un ambiente caldo, sicuramente la possibilità per il bambino di stare a piedi nudi o semplicemente con un calzino leggero gli permette di cogliere anche con i piedi quali sono le caratteristiche di quell'oggetto e vedere anche che ne può fare di quei piedi. Adesso vi leggo appunto questo pezzetto dell'intervista. La Goldschmidt dice: noi non possiamo misurare come con l'eccitazione del gioco accelerino il battito cardiaco, il respiro, la sudorazione, ma possiamo osservare i piedi. La gioia del bambino mentre gioca, mentre sperimenta il piacere di tutto il corpo che agisce, è qualcosa di totale. In questo senso, mente e corpo stanno sperimentando contemporaneamente e c'è tutta un'attivazione fisica del bambino in quel momento. Gli stessi piedi ci dicono che è contento perché sicuramente li muoverà eccitato se qualcosa l'attrae, oppure ci possono indicare il suo senso di frustrazione quando, diciamo, è arrivato al limite delle sue possibilità in quel momento. Quindi, a proposito dei piedi, la Goldschmidt e della possibilità di sviluppo e di come si possano osservare anche i processi evolutivi in atto, perché qui si tratta di un processo, non è importante il risultato, cioè dell'andare a vedere cosa fa il bambino con quell'oggetto, ma è tutto il suo percorso intorno a quell'oggetto che magari in quel momento sarà trascurato oppure tanto interessante. Qualche tempo dopo, un mese dopo, anche giorni dopo, abbinato a un altro oggetto oppure semplicemente lo stesso, potrà essere usato in un modo diverso, proprio perché lo sguardo del bambino costruttore della propria realtà è già cambiato. Cos'altro ci dice la Goldschmidt nell'intervista? Che in uno stralcio che si intitola Punti d'appoggio. C'è una bimba sulla pancia con le braccia piegate. Usa le ginocchia di un adulto lì vicino come punto d'appoggio. E la Goldschmidt cosa osserva? La bambina usa le ginocchia della mamma per sicurezza. Il prossimo passaggio verso il gattonamento sarà tirare sul sedere. Io sono del parere di non sollevare i bambini in piedi finché non sono loro a farli. L'alluce è molto importante per fare presa sul terreno e imparare a muoversi. La moquette dà una buona base al gattonamento, lei dice, insomma, perché ha istituito questo negli asili. Però, appunto, punta l'attenzione su una parte assolutamente trascurata, l'alluce. L'alluce che se nudo o libero di muoversi, non con appunto la scarpina, permette un'esperienza sensoriale particolare e favorisce poi il passaggio a una postura successiva, nonché la possibilità di, per esempio,
per quanto riguarda il camminare, dare una sensazione a tutta pianta del proprio peso, del proprio equilibrio al bambino. Ecco l'esempio del cestino dei tesori come esperienza sociale. Vedete qui che intorno al cestino ci sono più bambini che hanno posture differenti e per età di sviluppo e per età e quindi fase di sviluppo e perché hanno scelto di vivere questa esperienza a loro piacimento e nel modo più comodo per loro. E la cosa interessante è che questo permette, diciamo, al di là dell'autocentratura di questa fase di sviluppo, un'opportunità relazionale importantissima. Gli sguardi che dicevamo possibili rivolti verso l'adulto, oppure un gesto di propensione verso l'altro iniziano a essere evidenti e anche la possibilità di vivere, per esempio, un conflitto già da piccoli o vedere come si gestiscono dei momenti di condivisione di un'esperienza in cui magari lo stesso bambino può essere attratto da un oggetto o l'altro, e magari gli stessi bimbi possono sperimentare i primi tentativi di negoziazione. Ecco cosa ci dice, per esempio, a riguardo la Goldschmidt. Vedete che lì, per esempio, i bambini in questa foto possono comunque scegliere oggetti diversi. La varietà è data anche da questo, cioè da più possibilità contemporaneamente. Ecco qui, non tappategli la bocca. Si sente un bambino che vocalizza. E la Goldschmidt dice: se avesse il ciuccio in bocca non potrebbe fare così. Ricordate che i suoni sono uno strumento che i bambini devono poter avere a loro disposizione. Attorno al cesto comunicano in quattro modi: guardando, balbettando, toccandosi e scambiandosi gli oggetti. Questi sono i modi che imparano dai loro genitori. Un tempo i bambini di questa età, chiusi nei brefotrofi, privati di ogni stimolo, ad esempio, abbandonati a se stessi, sedevano immobili, senza ridere, senza emettere suoni, senza capacità di reazione, stavano là come piccole mummie. Il rapporto con l'adulto è necessario ai bambini, quindi, per costruirsi un'esperienza da utilizzare nel loro ambiente e poi loro la potranno riutilizzare anche con i pari, e questa è un'esperienza eccezionale. E questo ci parla anche di tutto un approccio alla crescita che assolutamente vede il bambino protagonista e libero nei propri movimenti, per cui anche tutte le attrezzature moderne che ormai sono state sviluppate per, diciamo, accompagnare il mestiere dei genitori, a volte possono essere d'ostacolo in verità a una reale esperienza di apprendimento a partire da sé, per cui le sdraiette, per esempio, che sono utili in alcuni momenti, soprattutto nelle prime fasi in cui i bambini stanno comunque fermi, diciamo, non possono fare molti movimenti, la possibilità di farli stare liberi sul tappeto sicuramente gli favorisce un'esperienza diversa, a contatto con sé e con i propri movimenti, piuttosto che stare legato su qualcosa che è predefinito e non è realmente confacente per quanto ergonomico alla propria postura. Per cui questo ci spinge a interrogarci anche su altre possibilità. Vedete che non so se avete domande che intanto volete fare, perché diciamo la parte propriamente del gioco del cestino dei tesori chiude qua, però la sua evoluzione naturale proposta dalla Goldschmidt è quella di proporre il gioco euristico degli oggetti con gli oggetti. Vedete che il termine è lo stesso, cioè proprio come approccio l'euristico, la scoperta, l'andare a vedere il potenziale degli oggetti. Però questo è pensato per bambini un po' più grandi, appunto, che non sono più fermi o fanno pochi passi, ma che si muovono, in cui l'esplorazione diventa centrale. L'esplorazione anche intorno alla possibilità di movimento. E questo è un esempio di una stanza di un nido del comune di Roma, del terzo municipio, un nido Cecchina, che io, insomma, ho nel cuore nella mia esperienza di osservazione, che ha strutturato proprio una stanza apposta per questi esperimenti dei bambini. Dove
dove praticamente costruiscono, cioè ci sono una serie di sacche che contengono tutti questi materiali. Cioè, stavolta i materiali non sono all'interno di un cestino, ma poiché i bambini possono muoversi e quindi il loro campo, diciamo, esplorativo si allarga, sono divisi in sacche, per tipo. Anche qui c'è l'adulto che accompagna, ma si mette in disparte e predispone i materiali che può utilizzare il bambino e li accompagna con dei barattoli. Ora vedremo meglio come si svolge. Ecco, qui ci sono anche i bambini attivi, esploratori, a proposito della curiosità, e qui assolutamente l'esperienza sociale si allarga, è un'esperienza ben più ricca, perché si connatura proprio alla fase di sviluppo in cui veramente il mondo si è allargato, sta iniziando a aprirsi all'esterno, come dicevamo prima, il bambino, i pari entrano nel campo d'azione, l'adulto, diciamo, anche c'è, ma continua a predisporre quell'ambiente importante. E anche qui il campo di sperimentazioni è vastissimo. Allora, andiamo a vedere come si costruisce. Gli oggetti sono organizzati in 10-15 sacchetti. Ogni sacchetto contiene circa 50-60 esemplari del tipo d'oggetto, per cui veramente ci vuole un tempo anche per costruirlo, e questo non è banale, nel senso che ogni attività, se, nel rispetto della persona, ha bisogno di un tempo e di uno spazio, questo lo vediamo anche da adulti. I sacchetti sono appesi in un angolo della stanza e a terra c'è un grande tappeto, la moquette, e su uno scaffale sono poggiati scatole e contenitori, come avete visto prima. Il gioco oristico si fa con un piccolo gruppo di bambini. Anche qui vedete l'holding e il contenimento è dato da una regolamentazione degli spazi e dei soggetti coinvolti. L'educatrice o l'adulto dà alcuni sacchetti e almeno 3 contenitori a bambino. I bambini in questo modo esploreranno gli oggetti, afferrandoli, travasandoli, mettendoli in relazione fra loro, e dopo un buon lasso di tempo potranno, diciamo, chiudere questa attività con un'ulteriore fase che è quella proprio del riordino, cioè la cura dell'ambiente, e anche il fatto di reinserire personalmente gli oggetti nei sacchetti, con la possibilità di classificarli correttamente, anche proprio mettendo in campo tutto il loro corpo che deve piegarsi o orientarsi nello spazio per vedere dove sono i vari oggetti, è un'attività importantissima. E se, diciamo, la sorpresa del cestino dei tesori è vedere che bambini molto piccoli possono essere concentrati anche fino a 20 minuti, perché veramente c'è una possibilità di concentrazione laddove si affianca, per esempio, al cestino uno specchio, si pone davanti uno specchio, sarà un'esperienza propriocettiva ancor più ricca, perché non soltanto il bambino potrà vedere direttamente che cosa sta sperimentando osservando l'oggetto, ma potrà rendersi conto che lo sta facendo lui. Prendendo tra parentesi questo, rendersi conto che pian piano si svilupperà, però sicuramente è uno stimolo ulteriore. E qui addirittura si arriva a un'ora di concentrazione, ma questo è favorito ancora dalla scelta del momento opportuno e da un ambiente predisposto ad hoc, proprio perché gli stimoli esterni non devono interferire. Anche, come dicevamo, nel cestino, l'angolo morbido non ha all'interno peluche o altri giochi. Quello è il momento del cestino e questo è il momento del gioco euristico. È importante questa nota. Ecco altre indicazioni appunto pratiche. Tante varietà di oggetti raccolti in abbondante quantità, uno spazio dedicato, come dicevamo, nessun altro gioco e materiale educativo in vista, così che la concentrazione è favorita. Un tempo della giornata dedicato. Un'educatrice o un adulto, se lo si vuole fare a casa, anche se il cestino dei tesori è più agevole, diciamo, come organizzazione. A casa è più complessa però magari un unico sacco con varie, cioè può diventare il sacco delle scoperte invece che il cestino delle scoperte, diventa un altro esperimento di permanenza dell'oggetto, insomma. E quindi l'adulto attento che sceglie e prepara i materiali con cura e poi li presenta ai bambini, lasciandoli liberi di interagire fra di loro e con i materiali. Anche qua vedete come si pone l'accento sul senso di libertà, dove il bambino sceglie come muoversi e come sperimentare e l'adulto rimane attento ma non invadente. Ovviamente essendoci anche più bambini,
da un occhio rispetto alle interazioni, però anche lì saprà farlo con pacatezza. E riorganizzare poi di tanto in tanto gli oggetti per renderli sempre invitanti, quindi riassortire così come nel cestino i vari oggetti e riordinare senza fretta, cioè questo deve essere un'attività che dura anche 15 minuti proprio perché diventa anche un'occasione di scambio e di ulteriore interazione. Quindi vediamo come il gioco euristico risponde pienamente alle esigenze del bambino piccolo che cammina da sé e che ha una buona coordinazione oculomanuale e che a sua volta, pure se ancora non l'ha acquisita del tutto, la può sviluppare attraverso proprio la giusta posizione di questi materiali esplorativi e in una fase in cui sono assolutamente attivi, i famosi terremoti che aprono tutti gli sportelli e i cassetti per andare a vedere che c'è. Quindi molto attivi e vogliono trasportare, riempire, infilare, svuotare e soprattutto muoversi. Quindi anche semplicemente andare in giro con un barattolo pieno di qualcosa che suona, perché è la chiave che sbatte o non so, qualunque altro materiale che può urtando restituire una sensazione colorata in qualche termine, sarà un'esperienza divertente e mai ripetibile allo stesso modo. Quindi noteremo come giocheranno concentrate e senza conflitti per un periodo di tempo piuttosto prolungato. Questa è proprio un'osservazione reale. Allora, in cosa? Io vi rinnovo il fatto che se avete domande potete farle, ma che cosa? Quello che abbiamo detto fin qui ci fa avvicinare a Maria Montessori e al suo metodo. I principi alla base del suo metodo sono sicuramente l'importanza dell'apprendimento sensomotorio, la libera scelta dell'attività, il rispetto dei ritmi di apprendimento e la valorizzazione dell'autonomia. Come abbiamo visto fin qui, anche il bambino di 6 mesi o di 11 mesi è autonomo nel suo piccolo, però sta, diciamo, scegliendo per sé cosa vuole portare alla sua attenzione e lo fa scegliendo anche il mezzo con cui dedicarcisi. E questo vediamo che sicuramente favorisce appunto i ritmi di apprendimento e si struttura intorno alla sensorialità. Quindi siamo pienamente in linea. La grande intuizione montessoriana che appunto fa da sfondo necessario all'ideazione del suo metodo e al materiale di sviluppo è che ogni apprendimento è incarnato in azioni situate in un determinato ambiente. Non so se sapete, ma appunto l'importanza data all'ambiente che di per sé contiene gli stimoli per il bambino che muovendoci ci si orienta autonomamente. Questo è il senso del suo aiutami a fare da me. L'adulto sta lì e accompagna, predispone tutti i materiali di sviluppo. Questi sono sicuramente per le fasce d'età più grandi, però l'educazione sensomotore nella scuola Montessori o in un asilo montessoriano trova sicuramente particolari condizioni di realizzazione negli esercizi che il bambino compie attraverso le attività di vita pratica e con i materiali di sviluppo. Ecco che vedete, ci riavviciniamo anche alla COSMIT. Gli oggetti che inseriamo nei sacchi o nel cestino sono materiali di vita quotidiana, il cucchiaino, la spazzola, il borsellino. E il bambino apprende per imitazione e per esperienza anche da quello che fa il genitore, per cui è anche coinvolto nelle attività, questo nel quotidiano, ma la Montessori pensa a un'intuizione eccezionale che in realtà, se uno si ferma a pensare, anche a guardare un attimo con gli occhi del bambino, ponendosi un po' nei suoi panni, è molto semplice come posizione, diciamo. Le attività di vita pratica rappresentano quindi un punto di riferimento centrale nelle esperienze di apprendimento e rappresentano il campo più multiforme di attività. Paradossalmente consentono di conseguire obiettivi di apprendimento complessi con attività molto semplici, come dicevamo. Lei in realtà pensa e struttura il suo metodo a partire da bambini con difficoltà e disabilità, ma non per questo, insomma, se funzioniamo tutti allo stesso modo, perché, insomma, discriminare è così,
e vedremo che appunto questo fa parte del comportamento e della crescita di chiunque e di tutti i bambini. Per cui, anzi, al di là della disabilità, spesso proprio la capacità di concentrarsi, che viene meno in molti bambini, soprattutto insomma con questo mondo iperstimolato, però con stimolazioni forse un po' troppo distanti anche dal loro livello evolutivo, o che in qualche modo diventano a volte intrusive perché chiedono molto, un'iperattivazione. Invece il rispetto dei tempi, l'attenzione al momento presente del bambino e della sua esperienza è centrale qui. Quali sono questi esercizi di vita pratica che, rimanendo diciamo nella prima infanzia, possono essere pensati per esempio per i bambini di 2 anni o anche 3 anni? Ma voi vi stupirete del fatto che lo possono fare anche, diciamo, quelli che vengono definiti semidivezzi, insomma, bambini di 15 mesi o 12 mesi. Per esempio, lavare, spazzare o apparecchiare la tavola, dedicarsi alle piante o al giardino. Sono esperienze sensoriali eccezionali che implicano comunque una coordinazione occhio-mano e anche un'esecuzione procedurale, per cui uno schema da saper gestire. Oppure la cura della persona, vestirsi, spogliarsi, pettinarsi, lavarsi. E quanto spesso i bambini dicono faccio io, questo è un modo per renderli partecipi e costruendogli quel momento a misura, così come il tavolino o la sedia a misura, cioè insomma non solo l'ambiente inteso come proposte, ma anche come proprio mobili o arredamento che possa permettergli di far da solo, favoriscono la sua autonomia e la libertà d'azione, senza che questo significhi diventare, diciamo, selvaggi, anzi tutt'altro, cioè l'autocontrollo nel senso di una gestione di quel movimento perché se ne impara i limiti e le possibilità diventa al centro. Anche attività riparative, quindi mettere a posto, riordinare, e questo lo sanno fare meglio magari i bambini più piccoli o quelle più complesse. Attività di cucito, intreccio, infilare, tagliare, incollare, allacciare, le famose allacciature. E quindi dicevamo che appunto alla base di questo c'è un'attenzione al movimento e al proprio movimento, quindi c'è veramente un contatto con sé. E attraverso il contatto con sé, il contatto con l'altro. Eccone alcuni esempi. Questa bimba sarà di 2 anni. E si dedica all'apparecchiatura perché sa dove stanno, per esempio, le posate, dove sono i piatti e dove vanno messe delle cose. Ovviamente l'adulto accompagnerà inizialmente i primi gesti, ma sempre favorendo l'esperienza per prove ed errori. Le mollette, semplici bollette che però implicano una necessità della presa a pinza e di una forza su questa presa che permetta l'apertura o la chiusura e la precisione nella. Insomma, nel metterlo sulla stoffa che magari ha anche lavato da solo col suo lavello. Oppure la possibilità di usare materiali per riordinare come la spazzolina. Ecco che per concludere ci dice la Montessori che lo scopo non è esteriore. Non è che il bambino impari a mettere a posto i cilindri o impari a eseguire un esercizio, lo scopo è che il bambino si eserciti ad osservare, non solo fuori di sé, ma dentro di sé. Gli sia permesso di fare confronti fra gli oggetti, formare giudizi, ragionare, decidere. Ed è nell'indefinita ripetizione di questo esercizio di attenzione e di intelligenza che si compie il vero sviluppo. Questo credo sia fondamentale. Ecco, altri 3 esempi possibili. La spremitura dell'agrume, o ecco i taglai delle allacciature, con varie possibili allacciature, o il taglio della mela, ma anche la possibilità, per esempio, di costruire pannelli sensoriali con oggetti differenti e materiali diversi, cui il bambino che si muove può avvicinarsi da solo, come fa questo qui al centro. Vi saluto con un'ultima frase di Maria Montessori. Ora, la vita infantile non è un'astrazione, è la vita dei singoli bambini. Le sue potenzialità misteriose noi non dobbiamo sviscerarle né soffocarle, ma attenderne la successiva manifestazione.
Ecco che la Pickler tornerebbe a dire anche a noi di dare tempo. Quindi dare tempo e magari liberare anche per noi il potenziale e vedere che cosa creativamente possiamo costruire anche insieme ai bambini per favorirne il loro potenziale evolutivo. Io vi ringrazio e vi saluto con, insomma, qui ci sono alcuni riferimenti bibliografici o del web da cui ho tratto le immagini. E vi ringrazio per l'attenzione. Ripasso la parola al dottor Intini, così vi chiude questo webinar. Grazie a tutti. Allora, vedo che già arrivano i ringraziamenti, vi prego, insomma, incoraggiamo anche la dottoressa Peri, che oggi era la sua prima esperienza, quindi in un primo momento forse era anche un po', diciamo così, messa di fronte veramente a qualcosa di nuovo, però direi che è stata molto, molto puntuale e capace, insomma, nello spiegarci tutti quanti questi aspetti, diciamo, interessantissimi dello sviluppo, no? Proprio poi facendo questo paragone, soprattutto poi in conclusione, andando a rivedere quelle che sono le idee che hanno fatto sì che poi Maria Montessori diventasse, insomma, un punto di riferimento oggi ancora veramente, insomma, ricco di spunti e di opportunità per tutti noi addetti ai lavori e non, perché poi il bello di questo webinar era che sì, sicuramente magari era rivolto prevalentemente a psicologi ed educatori, però in fondo anche il genitore che non ha magari delle competenze particolari, logicamente poteva trarre sicuramente tutta una serie di spunti interessanti. Quindi io, insomma, sono contento della vostra partecipazione, dell'interesse, ringrazio di nuovo la dottoressa Peri, poi se volete potrete intanto anche mettere il like, diciamo, sia nella nostra pagina Facebook. Ne abbiamo due, una che si chiama ARFIP e l'altra che si chiama ARFIP, Accademia Romana di Formazione e Intervento Psicologico. Quindi comunque rimaniamo in contatto. Poi caricheremo il video di questo webinar ovviamente sul nostro canale YouTube, quindi anche lì se volete mettere il mi piace, insomma, potete anche condividerlo, insomma, con le persone che ritenete possa ovviamente essere interessante anche per loro. Quindi diventa poi uno strumento questo piccolo webinar che può essere diffuso, insomma, per dare uno spunto sia operativo ma anche lavorativo un po' dal genitore appunto allo psicologo, all'educatore. Quindi, insomma, penso che siamo riusciti a restituire questo aspetto di circolarità dell'informazione anche a voi. Poi io adesso in conclusione, se ci sono delle domande, direi, insomma, approfittiamone perché abbiamo ancora qui la dottoressa Peri, quindi abbiamo ancora qualche minutino prima di chiudere. Nel frattempo, insomma, se voi avete delle domande, scriveteci sia qui in chat, ma se volete anche come posso dirvi, alla nostra email. Quindi aspettate perché io non ho troppa dimestichezza, cioè ci riesco, però non sono velocissimo con le tecnologie. Avete qui la possibilità sia di contattare la dottoressa alla sua mail, ma anche, insomma, direttamente noi a info@arfip.it, quindi, insomma, saremo ben lieti di rispondervi. Poi considerate anche che con la dottoressa stiamo cercando anche di impostare, diciamo, un'esperienza più approfondita non solo sul cestino dei tesori, ma proprio sul metodo Montessori, e magari cercheremo di
di costruire un'esperienza didattica, magari un piccolo corso, insomma. Quindi se rimanete agganciati ai nostri canali social o magari vi iscrivete nella nostra home page a arfip.it, nella mail list, chi non lo fosse ancora, insomma, otterrete strada facendo tutte quante le info necessarie. Allora, io vedo che insomma vi è piaciuto anche Ilenia, Grazia, Paola, insomma Ross ha partecipato, tutti gli altri che magari anche non partecipando però hanno ascoltato dall'inizio alla fine, anche Floriana ci manda il sorriso, quindi io su questi sorrisi vi saluto a tutti quanti, vi ringrazio per la vostra partecipazione. E poi, insomma, rimaniamo in contatto tramite i nostri canali comunque per i prossimi webinar oppure comunque per le nostre prossime iniziative. Un saluto a tutti quanti, buon pomeriggio, buon inizio di settimana a questo punto. Di nuovo, buon proseguimento, ciao ciao!